Buongiorno fratelli nerazzurri. Il giorno dopo il derby, io non ho fatto il video ieri sera perché sono rimasto per terra con l'urlo senza voce per terra per tutta la notte. Mi sono addormentato là e mi sono svegliato stamattina per andare al lavoro ovviamente. Premesso. Ho sempre criticato i carte e bla 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 bla. Ammetto però, e lo ammetto, non ho mai detto il contrario, che dei 57-58 punti che abbiamo, punto più punto meno, diciamo che una buona quarantina sono solo e esclusivamente grazie ai carti. Quindi, se ieri mi sbaglia un gol, due almeno, non è che ci possiamo arrabbiare. Cioè, è vero che ne ha sbagliati due, è vero che da 40 ce ne avrebbe portati 43, però è anche vero che se non avesse fatto quello che ha fatto finora avremmo 40 punti in meno alla luce dei fatti. Poi magari se avesse giocato a terra al posto suo, vabbè, non si sa. Ma quello Vanda non gliel'aveva data ieri sera, dai, non c'è spiegazione. Dai, i carti. Cioè, come cazzo hai fatto a sbagliare quei gol? Io voglio sapere come hai fatto. Come hai fatto a sbagliare quei gol? 92esimo, 1-0, la partita era finita. Vabbè. Detto questo, che vogliamo dire? No, la partita l'Inter l'ha giocata bene, l'ha giocata a viso aperto. Alla partita in sé è mancato il gol, e fortunatamente è mancato il gol al Milan. Almeno a noi va male, ma non malissimo, che comunque restiamo, il Milan resta lontano, restiamo quarti, restiamo lì tra quelle 3-4 squadre, 3 squadre, Inter, Roma e Lazio. Avremmo tolto il Milan quasi, quasi ufficialmente dai giochi, invece sta ancora lì. Il calendario un po', e ripeto, un po', ci viene a favore, perché gli scontri duri sono essenzialmente due, Lazio e Juventus, che non sono proprio, non sono semplicemente, sono due partite belle toste. Però è vero anche che la Juve ce l'abbiamo in casa e si spera che per quando affronteremo la Lazio magari i giochi saranno già fatti. Quindi per questa benedetta, per questo benedetto quarto posto ce la faremo, toccando ferro. Il Milan, francamente ieri non ha fatto assolutamente niente, non me ne vogliono i tifosi milanisti, ma insomma, il Milan non ha fatto niente. La partita l'ha tenuta quasi esclusivamente in mano l'Inter, quindi vabbè, che dire. Dico una cosa ai tifosi in generale, un applauso ai tifosi della Juve, perché quando c'è da dirlo, diciamolo. Un applauso ai tifosi della Juve che hanno applaudito l'altra sera Ronaldo per quello che aveva fatto, e non tutti lo fanno. Un applauso ai tifosi del Milan e dell'Inter che ieri hanno fatto 80.000 spettatori, non proprio bruscolini, di mercoledì
alle 6 San Siro c'erano 80.000 persone, alla faccia di chi diceva no perché questo derby non si deve giocare per i tifosi, è stato una cosa eccezionale. Pollice un pochettino giù, ho letto qualche commento che sul gol annullato di Icardi diceva, ma non è fuori gioco, non può essere fuori gioco di 3-4 cm, quello che è. Allora, ragazzi, abbiamo voluto la VAR, l'Inter è stata tra quelle che ha voluto la VAR, la Juve resta la più forte, nessuno lo nega. La VAR, se è fuori gioco di 1 cm, è fuori gioco. Punto. La VAR ha azzeccato al 2000%. La VAR va bene in questi casi o similari. Per me è assurdo quello che è successo domenica nella famosa Genoa-Spal, perché non si può dare un rigore con difensore attaccante a mezzo metro di distanza. Può anche sembrare rigore, lo puoi andare a rivedere per sicurezza. Ma quando vedi che stanno a mezzo metro uno dall'altro, non puoi confermare il rigore. Quella è la cappella. Se no, ieri era fuori gioco. Punto. Le due squadre alla fine è stata anche una partita essenzialmente corretta. Sì, abbiamo avuto qualche ammonito, forse anche di troppo. L'Inter ha giocato, ripeto, molto bene. Mi è piaciuto molto Cancelo. Ultimamente credo che sia quasi sempre uno dei migliori in campo. Deve ancora un piede un po' storto, insomma, non ancora fa dei cross precisi. Gagliardini anche ieri molto propositivo, ma i piedi sono quelli che sono. Persic, speriamo si sia svegliato. Icardi mi dispiace perché questi 3 punti però fatto molto 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 comodo, perché diciamocela tutta, insomma, andavamo terzi, che poi non è quello il discorso, però insomma, intanto ti trovi terzo, mettevi il Milan 11 punti, insomma, non ci avrebbe fatto schifo. Ora rimaniamo quarti, 1 o 2 punti dietro la Roma. E cerchiamo di non sbagliare contro domenica, contro il Torino, così mi pare che giochiamo contro il Torino. Quindi testa alta, pensiamo a sto quarto posto. Icardi, mi hai tolto la voce, ieri sera fino a stamattina sono stato senza voce, però va bene così. Ciao ragazzi, alla prossima, ci sentiamo domenica, sempre e solo Forza Inter. Ciao agliù!